per chi lavorava tanto con i gruppi che volevano vedere il campanile del Duomo di Messina, con i croceristi, ecco, che effetto fa vedere la piazza vuota? La piazza vuota è molto simile al vuoto che si è creato nel nostro cuore, perché per noi ci sentivamo tutt'uno con la nostra città e continuiamo a sentirci così. Manca l'elemento principale, la relazione con l'ospite. Questa relazione che poi era l'alimento, era ciò che nutriva veramente poi il nostro lavoro, quindi dava uno stimolo grande per poter continuare. Quello che appunto doveva essere un anno di grande attività, di grande sviluppo per tutti, ma non solo per noi, per l'intero territorio, per la Sicilia, perché era sicuramente una delle mete più ambite sul mercato del turismo internazionale. Improvvisamente appunto questi segnali negativi sono arrivati perché abbiamo cominciato a ricevere le cancellazioni delle prenotazioni che avevamo già registrato da mesi. Pian piano abbiamo ricominciato con l'unica cosa possibile da fare, che era quella di occuparci appunto del turismo domestico. Abbiamo cominciato con le visite guidate, con delle passeggiate serali, con delle uscite domenicali. Durante l'estate vi siete un po' reinventati in questo modo, però parliamo di attività che comunque vi hanno solo permesso di rimanere a galla, ma non è di certo il lavoro che permette di mantenere unita un'agenzia del genere. Assolutamente no, perché è stato utile, diciamo, per avere la sensazione di poter continuare. Quando c'è la possibilità di lavorare ci si sente utili, no? Hai la sensazione che qualcosa di buono comunque stia accadendo, anche se poi i risultati economicamente ovviamente non sono quelli sperati, però ci hanno dato un po' la sensazione, ci hanno soprattutto motivato ad andare avanti. L'incertezza è in questo momento il nemico peggiore, forse più grande del virus per noi, perché in effetti non riusciamo ad avere una visione del futuro, e quando non si ha una visione, non si ha una luce che in qualche modo ti indica la strada da seguire, e allora ti sembra veramente di brancolare nel buio. In autunno, nelle passate stagioni, gli altri anni, erano momenti per noi importanti perché cominciavamo a ricevere le prenotazioni per l'anno successivo, cosa che in questo momento non sta avvenendo. Significa che il mercato del turismo in questo momento è assolutamente fermo. Quando questa bufera sarà passata, in qualche modo questa città deve tornare a essere, se non quello che era prima, ancora di più, perché meritiamo veramente un riscatto tutti. Tutti, non solo noi, ovviamente non parlo del nostro comparto turistico soltanto, ma del territorio nel suo insieme, perché stiamo attraversando un momento molto triste e abbiamo bisogno di rifarci, e io sono sicuro che in qualche modo ci rifaremo.